Flo spacca tutto. Spacchiamo tutto. Ragazzi, a noi, a Defonso, a Pasqua, buon Natale! No! No, cazzo! Questo è l'ultimo Natale di Defonso. Io ho sempre detto che il primo anno erano elementari, avevate un tutor 24 su 24, il secondo anno avevate 50%, al terzo anno dovevate andare da soli. Bene, ho iniziato il trasloco, raga. È venuta mia mamma, che come al solito mentre facciamo le robe lei parla al telefono. È pieno di roba. Dove cazzo la tenevo tutta questa roba? Addio, Def. Come potete vedere, questa è la fine di... fa un po' strano. Sono 2 anni e mezzo che sono volati. Oggi abbiamo spaccato questo muro, visto che non è un muro che ci avevano fornito con la casa. Abbiamo staccato un po' carta da parati, le scale un po' irriconoscibili, il canestro staccato. Cazzo. Simone Crispo. Tu non l'hai visto? No, stavo dormendo. Vieni. Cazzo. Ma qua è la terza volta di Simone in Def. Bro, ma che è successo? Vabbè, ma vuoi vedere cosa è successo di qua? Simo, vieni. Ma vuoi vedere la cosa più brutta di tutte? Raga, questa è la mia ultima notte in Def. È molto strano vedere tutto ciò che magari hai vissuto come prima persona a finire. Però, raga, io questa casa l'ho amata e allo stesso tempo odiata. Per fortuna molto più amata che odiata. Ed è strano vederla senza le nostre cose. Mia mamma mi ha sempre detto: Simo, si chiude una porta per aprirsi un portone. Questa è la fine di Def House, ma non la fine di Def. Ci sta. Cosa ci sta? La vivere insieme. Vamo! Ok, primo K dato. Dovete 2200 euro il telefono. Abbiamo appena deciso che andremo a vivere insieme. Io sto vloggando, questo qua è il video della fine di Def House. La fine di Def House. Ma non hai capito che in realtà siamo io, te e Alessia Lanza. Ci sta chat, sei bisciato. Alla fine questo non è successo perché Sespo aveva appena comprato casa e Valerio non si voleva collare un altro trasloco. Siamo nella Def originale, cioè prima che tutto fosse Def. In verità è molto simile questa parte qua della casa. Qua avevamo il corridoio, il bagno, la cucina, zia Chicca. Comunque era molto più bella prima. Più bella adesso. Sì. Oh, salutiamo tutti i Def per l'ultima volta. Oh, aspetta. E qua dentro lo spuffano a me. No, Flo. Ciao. Bella, raga, stiamo cercando casa. Nel frattempo io sono a casa di Sespo e di Monte. Vediamo un attimo, aspetta. Sono vivo. Sei vivo? Ho fatto sesso. Quindi, visto che nell'ultimo anno ho legato tantissimo con il Rosso e l'Exi, abbiamo deciso di andare a vivere insieme. E niente, non so chi me lo sta facendo fare, ma probabilmente andrò a vivere con questo essere qui. Perché papà mi hai casa, non mi vuole più pagare la casa? Cancia, paghi tutto te, io non tocco, non metto soldi. No, fratello, ti ho detto, tu devi pagare. Io non metto. Prendi 10.000 euro al mese, sei più ricco di me. Stiamo andando a vedere questa casa, che è molto grande, non mi ricordo quale. No, è la terrazzo. È quella col terrazzo. Boh, l'abbiamo vista un po', abbiamo preso un po' di appuntamenti a caso, speriamo che sia quella che piaceva a me, così da poterla prendere. Passiamo i 2-3 mesi prima dell'estate a cercare case, ma non riusciamo a trovare una casa perfetta per noi tre. Quindi, visto che dovevamo prendere una casa con un salotto molto grande, abbiamo optato per prendere un altro coinquilino, e il coinquilino in questione era Pat. Anche con lui siamo andati a cercare un pochino di case. Abbiamo trovato una casa perfetta, ma ci è stata fregata. A parte il fatto che siamo totalmente in hangover, forse, regà, abbiamo trovato casa nostra. Sei in mezzo a Milano, regà. Una casa con un giardino privato, 3 stanze a letto, una cucina incredibile. La spacchiamo questa cazzo di casa. Questa qua sarà la stanza del Rush con bagno. Poi si salgono delle scale. Io nel frattempo me la immagino già tutta arredata qua con tutte le scarpe, le cose. Questa probabilmente è stanza mia. Molto bella, con la luce, con cabina armadio e bagno. In questo corridoio c'è tutti i cassetti dove lasciare le cose. Stanza del Pat. Il bello del Pat. Con bagno molto grande e un'altra cabina armadio. Perfetta, raga. Che roba è? Due condizionatori.
che sciccheria. Dopo l'estate invece decidiamo di dividerci. Pat aveva trovato una nuova sistemazione e io e il rosso Alexi siamo stati contattati da Andrea Fratino, che stava cercando anche lui un appoggio a Milano. Iniziamo a cercare casa. Passiamo da agosto a più o meno fine ottobre a cercare una casa. Ne avevamo trovata una perfetta che volevamo bloccare, ma purtroppo una grande azienda ce l'ha fregata. Ciao ragazzi, benvenuti, questa è la mia camera e possiamo proseguire. Qua a sinistra con la camera del rosso. Adesso il bagno. Qua faccio sesso, qua faccio sesso. Bella cucina. Ritroviamo un televisore, schermo piatto con un nuovo frigorifero. Pieno di estate al limone. Questa è la seconda camera che potremo utilizzare come sala soggiorno, dove giocheremo con le... No! Abbiamo già lavatrice e asciugatrice. Lavatrice, asciugatrice, doccia, fermo, sesso. Alexi, tu no? Cioè, immaginate la scena tipo tu, arrivi lì da camera tua. Ciao Simo, il caffè in sala, arrivo. Questa è un'altra camera, questa è bella. Questa qua sì, bella. Molto carina. E sarà la stanza del rosso, perché il letto è più piccolo. E finalmente camera mia. Dobbiamo giocare adesso. Carta forbice sasso subito. No, ma capiamo. Magari questa qua diventa il salotto. Che cos'hai? Bro, sai che devi spostare i soldi. Ma se devo vivere con voi faccio parte del gruppo ufficialmente. Quindi io passo da fine agosto a fine ottobre a dormire a casa di Sespo. Bene raga, io sto guardando One Piece. Nel frattempo sono ancora sul divano di Sespo. Vi spiego perché. Perché ci hanno detto di no alla casa. Anzi è arrivato Prada, che gli serviva una casa per i dipendenti. E quindi Prada dava più sicurezza di me, Fratino e Rosso. E quindi siamo ancora senza casa. Siamo al 27 di settembre, quando troverò una casa e quando finirò di dormire sul divano di Sespo. A fine ottobre ci troviamo io e il rosso, e il rosso mi comunica che aveva urgente bisogno di trovare un appoggio, e quindi, visto che aveva delle priorità, scherzo ovviamente, ci siamo dovuti dividere. Quindi lui e Alexi e io e Fratino. E da qui inizia un nuovo capitolo della mia vita. E questa è la storia di come io e Andrea Frattino siamo andati a vivere insieme. Opla, l'ultima scatola da casa di Edo, e si entra in casa nuova. Benvenuti ragazzi, mi chiamo Simone Berlini. Siamo in compagnia di due fantastiche veline, l'amore e la bionda. Le nostre fashion designer. Ci siamo per incontrare con una donna incredibile. Dov'è la mia futura moglie? Ciao. La donna della mia vita. Ciao. Che volete fare? L'albero di Natale. La casetta. Cos'è la casetta? Sono già fatti i biscotti. E quindi devi costruirli. È questo. Questo. È lui. No? Sì, è lui. È questo? Sa. Sì, è quello lì. Sì. È scabroso. L'hai scelto tu, È sfoderabile. Dici? Bello. Non fa neanche rumore. Oh, top che non fa rumore. Top. Sì, almeno quando mi butto per giocare alla play. Sì, prendevo proprio quello. Ma manca un asciugamani. Letto mio, materasso. Bro, per fare l'impasto della pizza. Per mettere lo zucchero vero sulle brioche. Oh, là, finalmente hai letti. Deve essere top. Lì concepirò mio figlio. Ma cos'è sta roba? Cioè, io posso tornare a casa? Ma noi ce l'abbiamo. Ma quello c'era sul letto. Povero tuo figlio. No. Sì. Guarda che top. Questo per te è bello, no? Questo per te è bello? Allora sei normale, perché ti piace quello? Ok, ma che figo così con le bordine. Dovevate aiutarmi. Stiamo aiutando, stiamo testando se funziona anche per i TikTok. Bro, vediamo se il letto va bene. Ok. Sì. Ma che cazzo fai? Simone. Top questo, perché non ha la roba che sporge. Per me sei scandaloso, zio. Perché? Sono le nostre, com'è che si dice? Veline. Mamma mia, Rebecca in grand'angolo sei qualcosa di atomico. Guarda che roba. Guarda le guance, guarda le guance, guarda le guance. Guarda, sono enormi. Sai chi sembra? Come si chiamano quelli in Alaska? Grinch. No, quelli in Alaska con le guanciotte enorme. Galbini. Bro, guardami. Voglio che qualcuno dica bacia la sposa e mi alzi questo. No, bro. Ti prego, André. Violento come piace a me. Tante. Leggenda narra che le polpettine di Lecce siano la cosa più buona del mondo. Posso dire comunque che è la tua top mamma? Ha fatto tutto lei. Per ora quant'è che abbiamo speso? 2000 euro. 1000 euro più questo? Ah, questi sono circa 2.044 centesimi. Stai prendendo tutte le cose tipo tovagliette, cose per la cucina, sale, pepe, tutte quelle robe là. Il portatovaglioli, brava. 2-0 Alice. C'è anche il portascotte. Ma che cazzo ce ne frega il portascotte? Prendiamo questo gratis, lo mettiamo in borsa. Quello o quello nero? Doppio, anche anale. No, dai bro, fai questo, se ho messi male. Là, un armadio, un letto, un divano. Ma cazzo, ci arriviamo a casa. Eccolo qua. 5 articoli e già siamo a 2000 euro. Termine paga. Per una volta che non abbiamo rubato niente, fanno il controllo. La foto.
Sto facendo i controlli della cassa automatica perché abbiamo preso un botto di roba e allora ci devono rompere i coglioni a noi. Oh, sto posto. Prendimi, per favore. No, no, però ora sì, però devi pre... Reaction al divano. Nah. Nah, bello, eh. Oh, bello. Un secondo, scusami, ma perché hanno montato il mio letto? Vai a vedere il tuo letto come è montato. Mamma mia. Ma guarda, ma che cos'è sta merda? Cos'è sta merda? No, bro, impazzisco, eh. Oh, potevi almeno buttare le scatole, eh. Abbiamo speso 10.000 euro di Ikea per farci portare anche le cose a casa, per farcele anche montare. È arrivato rotto solo una cosa: il mio cazzo di letto. Quindi oggi dormiremo ancora io e Fubo e fratino, tutti non, a prescindere. Non credo, non credo. No, guarda, basta, se vuoi dormo io sulle doghe e voi dormite insieme. Oh! Mamma mia, oh! E il centro massaggio è qui? Ma è più grande del letto, bro, te lo giuro. E niente, siamo a metà dell'opera. Questa è camera mia, questa è camera di Andre. Esaurito sto. Siamo esauriti, siamo stanchissimi, il trasloco più faticoso del mondo. Questo qua è il salotto, con Fubbe, televisione. Sei in diretta? Ma che di... ma sei fuori diretta? Bagnetto top. Questo è stato più o meno il riassunto di questi mesi della mia vita, di questo grande cambiamento che ho fatto. E se vi posso dire, se 2 o 3 anni fa mi avessero mai detto andrei a vivere con Andrea Fratino, non ci avrei mai creduto. Però in questi primi 2 mesi vi assicuro che ci siamo trovati veramente tanto bene. E poi lui è un maniaco delle pulizie, quindi la casa è sempre pulita. Diciamo che in quest'anno ce ne saranno delle belle.